Venerdì 14 dicembre 2018 nella sala Macconi di Palazzo Vecchio si è conclusa da pochi minuti la conferenza stampa di presentazione del premio Scarnici Tarabusi Il Troncio, premio biennale nato per volontà della sua presidente Donata Tarabusi, che vedete al mio fianco, per ricordare questi due straordinari autori del teatro italiano, del mondo dello spettacolo italiano. Erano nati entrambi a Firenze, si erano conosciuti all'università e insieme avevano scritto le prime commedie goliardiche rappresentate al Teatro Verdi, e poi da lì il grande successo che li chiamò a Milano per lavorare nella neonata televisione, della quale furono fra i primi autori di successo, e grazie a loro grandi comici, a iniziare da Tognazzi Vianello, esplosero, divennero un fenomeno nazional popolare, poi da Porto e poi Nino Taranto, Macario, ma di questo ovviamente molto meglio di me fra qualche minuto ne parlerà Donata Tarabusi. All'altro mio lato Maria Federica Giuliani, presidente della Commissione Cultura di Palazzo Vecchio, che ovviamente sarà presente con tanto di fascia tricolore per consegnare l'ambito Troncio, che ora orgogliosamente Donata mostrerà ai nostri telespettatori, che è il simbolo di un sketch di grande successo, della trasmissione di grandissimo successo, durò, pensate, ben 6 anni, 1, 2 e 3, come Mattatori, Tognazzi e Vianello. Quindi quest'anno 3 personaggi di altissimo livello per onorare la presenza in Palazzo Vecchio, nel Salone 500, e per onorare la memoria di questi due grandi fiorentini. Saranno Lopez, Solenghi e Carlo Conti. Beh, sicuramente un premio che torna a Firenze in maniera giusta, corretta, per esortare ad andare avanti in questa bellissima tradizione che vede Firenze, come ci ricorda bene Donata, patria di grandi artisti e soprattutto dell'ironia tipicamente fiorentina, perché è questo di quello cui si parla, ricordando. Se non ci fossero stati loro, forse esatto. Benigni non sarebbe uscito, forse non sarebbe uscito Francesco. Giustamente, Nuti. Quindi ricordando questi due grandi artisti, Scarnici e Tarabusi, noi rendiamo non omaggio, ma un giusto riconoscimento a coloro che hanno fatto veramente nascere a Firenze e far riconoscere a Firenze questo carattere così tipico di noi fiorentini. Quindi il premio viene consegnato ogni 2 anni a grandi artisti che Donata in maniera esemplare individua ogni anno, ogni 2 anni questo premio. E soprattutto credo appunto sia far ritornare a Firenze una grande tradizione che poi ha marcato appunto tutti questi anni la nostra televisione, gli esordi della televisione, e soprattutto è stata la televisione con veramente artisti importanti, lanciando personaggi come Tognazzi, Vianello. E ascoltando Donata veramente rimaniamo affascinati nel capire il talento di questi grandi artisti e la loro capacità nel portare in televisione programmi che sono stati veramente che hanno accompagnato generazioni intere, direi. Certo, allora invitiamo fin da ora Maria Federica e i nostri telespettatori a venire a partecipare a questo. Sarà spassosissimo, perché di solito i premiati, ricordiamo Gigi Proietti che intrattenne il pubblico fino alla chiusura del salone, e tanto vide la risposta del pubblico e rimase coinvolto in questa atmosfera familiare ma ovviamente istituzionale del premio. E quindi anche Solenghi, Lopez, hai detto una cosa sacrosanta, familiare, perché la bellezza di questi grandi artisti, di questi grandi scrittori, perché poi hanno fatto prosa e quindi hanno raccontato a tutto tondo quella che è la cultura fiorentina, è la familiarità, il questo ritrovarsi insieme far nascere queste idee, produrre questi grandi spettacoli, questi grandi sketch che poi si sono stati realizzati, e nella condivisione, nella familiarità, ecco, ritrovarsi proprio a essere grandi artisti. Questo penso sia la caratteristica che va sottolineata. Quindi ribadiamo l'invito ai nostri telespettatori, mercoledì 19 dicembre alle 16:30, Salone dei 500. Ingresso libero, questo bisogna ricordarlo, non c'è bisogno di presentari con particolari biglietti abiti d'invito, niente abiti da sera, né smoking, nemmeno smoking. Né quest'anno però voglio ricordare che è il 50° anniversario della morte di papà, e mi sembra che sia proprio una data molto importante, perché purtroppo sono 50 anni che non riesco più a fare una telefonata a mio padre.
Una cosa che oltre allo spirito, alla fiorentinità che accomunò Tarabuse e Scarnici, che entrambi purtroppo sono morti prematuramente. Giovanissimi, e ci mancano da allora, ma io ho sempre avuto i rapporti con tutte le persone con cui loro hanno collaborato, e questo devo dire che è stata proprio un'illuminazione, perché anche quando non c'era il premio io continuavo a avere rapporti con loro, ci sentivamo con la Pat, con Ricky, con Sandra Mondaini, Raimondo Vianello, ma questi venivano a casa mia, quindi addirittura finché ci sono stati ci siamo visti, anche perché loro stavano a Milano allora, quindi era più facile. Ovviamente quando tuo padre cominciò a lavorare per la Rai, per la televisione, per le grandi pubblicità, per il varietà, dove la tua famiglia si dovette trasferire a Milano, poi quando il cinema li chiamò vi siete trasferiti a Roma, e tu il premio l'hai fatto nascere a Roma, l'ha data a Fiorello, alla Cortellesi. È stata la SIAE, devo dire, anche che l'ha voluto nel centenario della nascita di papà. Io ho gettato l'idea naturalmente, però allora la SIAE mi disse no, facciamo, organizziamo questo premio, che tra l'altro fu preceduto da una bellissima mostra che poi abbiamo proseguito per alcuni anni al Burcardo a Roma, e quindi vennero tutti gli attori che allora erano più famosi, cantanti, c'era la sala piena, e allora detti il premio a Paola Cortellesi, che era quasi sconosciuta, prima ancora che facesse la Montessori. E venne apposta da Torino, mi ricordo, ci fu una bellissima festa, e vennero da Verdone a tutti quelli più noti parteciparono a questo premio, perché anche Verdone li ha conosciuti per poco tempo, ma li ha conosciuti. Quindi è stato un bellissimo inizio, perché questa mostra era molto bella e loro hanno avuto un riconoscimento dopo tanti anni che si meritavano. E poi finalmente questo premio è tornato nella città più consona per accoglierlo, a Firenze, dove loro sono nati, sono cresciuti, hanno assimilato, hanno amato, hanno tifosissimi della Fiorentina, hanno assimilato l'humor della città. I miei nipoti sono tifosi della Fiorentina. Bene, questo è un bel i miei nipoti. Un bel segnale. Che sono tutti milanesi. Vuol dire che il DNA. Sono tifosi della Fiorentina. Il DNA non si smette. Rimane. Allora, chi ci sarà? Lopez. Quest'anno ho avuto la grande fortuna di avere questi due amici molto simpatici, disponibili, di cui ho visto lo spettacolo, che veramente vi invito ad andare a vedere perché è molto bello, fatto molto bene. Cantano in maniera strepitosa tutti e due, e io invece non credevo che Solenghi cantasse così bene, invece canta benissimo anche lui. E quindi saranno Solenghi e Lopez che arrivano. E non poteva mancare con loro Carlo Conti, perché è stato lui dopo 15 anni a riunirli, a riportarli in televisione. È un grandissimo, poi un grandissimo organizzatore, un grandissimo, sa apprezzare proprio la qualità di ognuno di loro, che secondo me, e li ha messi in luce tutti con la sua trasmissione Tale e Quale, ha saputo far ritornare delle persone che erano quasi dimenticate, però lui ha la capacità straordinaria di ritirar fuori i pregi di ognuno di loro, che non è poco, è una grande dote, bisogna riconoscerla. Allora, oltre che essere perché il premio Scarnici Tarabuse si chiama il troncio, e perché il simbolo del premio è un tronco d'albero? Un tronco d'albero che Tognazzi pialla, della trasmissione 1-2-3 del 54, e da cui tira fuori questo stuzzicadenti, un unico stuzzicadenti. Quindi da un tronco d'albero un unico esemplare. Un unico stuzzicadenti con cui si puliva tutta la famiglia, adoperata tutta la famiglia, però era un tronco molto... si vede qui, ben lavorato. Allora, fatto probabilmente bene. Ci sarà la possibilità di proiettare questo sketch nel Salone 500, quindi chi verrà sicuramente non si annoierà quel pomeriggio, non sarà una cerimonia che si riduce solo alla mera consegna di un premio, anzi verrà proiettato anche il duetto Renzo e Lucia dei Promessi Sposi con Vianello vestito da donna e Lucia Vianello. Corrado Renzo, però già in una fase di rottura del matrimonio, per cui erano in crisi. Erano già in crisi.
e anche che... Lopez e Solenghi con la Marchesini purtroppo, hanno fatto che ci manca moltissimo e di cui loro hanno un bellissimo monologo nello spettacolo, però io con questo voglio ricordare anche lei, devo dire, con questo premio ricordo anche lei e niente, questo confronto è molto attuale perché anche lo sketch di Scarnici e Tarabusi sembra scritto ieri invece che nel 1967. Allora ricordiamo, prima di lasciarti rientrare a Milano, che tu sarai di prima mattina qua perché ci sarà un'anteprima del premio alle 10.30 nella sala Lorenzo di Palazzo Vecchio, l'ingresso è consentito a tutti. Il regista Vito Molinari presenterà il suo libro I miei grandi comici e parlerà di Enrico Montesano, Proietti, i grandi che comici. Che le mie grandi soubrette? È uscito, prima uscita è Le mie grandi soubrette, seconda I miei grandi comici. E siccome è un amico di papà carissimo, che ha fatto anche l'ultimo spettacolo Il Tappabuchi del 67, assolutamente siamo rimasti in contatto continuo, siamo anche vicini di casa. Allora noi invitiamo i telespettatori, chi ha tempo e voglia di farlo, di venire anche al mattino alle 10.30 nella sala Lorenzo, poi alle 16.30 di ritornare in Palazzo Vecchio nel Salone 500 per questo straordinario ricordo con Tullio Solenghi, Lopez e Carlo Conti della coppia dello spettacolo Scarnici e Tarabusi.